Tragedia nella notte a Carini, dove una donna ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Francesca Sicurella, 40 anni, infermiera presso l'ospedale Cervello, stava tornando a casa quando la sua auto, una Opel Crossland, è finita contro un muro per cause ancora in fase di accertamento. Subito dopo l'impatto, il veicolo è stato avvolto dalle fiamme, senza lasciare scampo alla donna, che era sola a bordo. L'incidente è avvenuto in via Bernardo Mattarella, vicino a via Amerigo Vespucci, nei pressi del bioparco. Sicurella stava rientrando da una festa quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo contro il muro di un sottopasso che conduce verso il lungomare. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme, ma all'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Dopo aver domato l'incendio, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna, carbonizzato all'interno dell'auto. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Si attende ora l'ispezione del medico legale per chiarire ulteriori dettagli. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.